L'ultima mozione che portiamo è sostanzialmente quella per chiedere, come avevamo già chiesto tempo addietro anche al direttore, al dottor Barbati, di mettere, diciamo, nei luoghi pubblici i cestini per la raccolta differenziata. Perché insomma crediamo che i cittadini siano bravi sia fuori che dentro. Siamo d'accordo, accoglibile. Sono un uomo finito, come hai detto oggi a Montemezzi, voglio dire, va bene, cosa vuoi che ti dica, signor, non ti fai figli da solo, hai un metodo veramente vergognoso. Comunque va bene, no, guarda, veramente questa mattina parlo con te perché è molto più stamattina il tuo sindaco ha detto che il sottoscritto non è finito, no? Praticamente. Poi sai, soprattutto la vera, voglio dire, per me non cambia nulla, è per dirti, no, come tratta le minoranze, no? Questo come tratto te. Ah certo, sì, come tratti me. Questo adesso mi dice è accoglibile, non si può dire nulla. Se questo secondo te è il modo di collaborare. No, se questo è il tuo sindaco, sì, è il modo di collaborare, è una cosa vergognosa, no? Mi è testimone di quello che lì qua anche Montemezzi, se non lo dico. Lo so come siete detto. No, ma pensa che non l'ha detto in presenza a me, tanto coraggioso che è, non l'ha detto in mia presenza, l'ha detto quando io ero andato via. Quindi voglio dire, è tutto dire, il coraggio sapevo, io no. Lei stesso, nessun problema. Andiamo avanti. Noi chiediamo i cestini con la raccolta differenziata, perché siamo convinti che la raccolta differenziata si può fare sia all'interno delle mura domestiche che anche fuori. E visto che i cittadini sono bravi, e la fanno bene, secondo noi, la faranno bene anche fuori. Non c'è qua, ma ve lo chiedo a voce, anche se lo detto al sindaco, ma parlo con te perché purtroppo con il sindaco non si può parlare. Se è possibile, mi è venuto in mente dopo quando l'avevo già detto, sopra quello per le cicche, per le sigarette, cioè sai che sopra c'è quello che la sabbia, come, perché le cicche non ti dico a te perché dico che spesso volentieri si trovano un sacco di cicche in giro, è un po' carino, insomma, come niente, questa è la nostra richiesta, credo che sia una richiesta sensata, al contrario di quanto pensa il sindaco, noi diciamo che sia una cosa molto sensata, che sta a cuore all'ambiente, visto che voi vi siete definiti un'amministrazione virtuosa, credo che il sindaco debba perseguire la strategia dei rifiuti zero, e questa va in questa direzione. Ma chiederò al vice sindaco se è possibile. Un paro spiritoso sindaco, l'hai già fatto anche oggi troppo. Favorevole da parte nostra è una cosa dove intervenire anche proprio perché magari uno dei punti più visibili in centro proprio dove c'è la fontana per capirsi manca effettivamente in modo pesante di cestini compreso semmai anche quelli che dicevamo Modesti per le sigarette, l'abbiamo visto e toccato più lontano di qualche domenica fa quando si fa di pari per te perché magari te ne accorgi di più, sei una carta in mano, non sai quasi neanche più dove buttarla perché proprio in uno dei punti anche più frequentati della zona più centrale mancano, quindi è chiaro che ho fatto un ragionamento a 360 gradi, però quello è un punto che proprio per le frequentazioni che ci sono dovrebbe essere un attimino potenziato, anzi no, un attimino dovrebbe essere più che potenziato. Scusi che si è dimenticato una cosa, credo sia proprio il caso di dire che ci vedremo in Parlamento, sarà un vero piacere. Visto che sono un uomo finito, mi hai detto, credo sia molto interessante di essere un uomo. Posso andare sull'argomento velocemente, giusto anche perché questa amministrazione si è sforzata di fare una decina di incontri per le frazioni in centro, vi ricordate l'anno scorso sui rifiuti, perché la nostra intenzione è quella. Allora, per esempio dobbiamo arrivare a un sotto il 65%. Okay. L'ogara era il 64, quando abbiamo fatto gli incontri siamo arrivati vicini al 69. Non siamo andati tanto in là rispetto ad altri paesi che hanno superato il 70 di gran lunga. Quindi l'ogara siamo, mi permetto di correggere, siamo bravini, no?
altre. Beh, diciamo che chi è venuto alla riunione comunque sta separando dal secco la plastica, perlomeno, che è la cosa che incide di più. Poi abbiamo un problema, qui avremo occasione di parlare più avanti delle tariffe, perché purtroppo la corrente è sempre più cara, nonostante che si porti meno secco, okay? Quindi abbiamo un problema purtroppo rosso, ma c'è. Quindi sembra quasi, no, che se le tariffe non vengono toccate in gara è perché non fa la differenziata. No, in realtà arrivare a tariffe, diciamo, non toccate sarà perché riusciamo a superare le percentuali di differenziazione. Quindi penso che la nozione sia possibile, anche per il fatto che dobbiamo comunque anche nei luoghi pubblici istruire sempre di più le persone a usare correttamente, diciamo così, gli scomparti. Però, per, giusto anche per onestà, perché dopo magari dice hai votato la mozione, il giorno dopo non ho visto le differenziazioni nei giardini, non ho visto in centro. Facciamo un po' per gradi, questo non perché non si voglia, ma vorrei essere un po' come San Tommaso. Iniziamo dai posti, dai parchi pubblici, da quello che è la piazza, da dove diremo che è un po' più visibile il discorso differenziato, per poi andare a toccare anche le zone più marginali per i piani. Esatto, non vorrei che poi fosse usato. Andiamo verso la direzione. Ecco, sappi che questa amministrazione è sensibile al problema. La nozione la votiamo appunto perché abbiamo questa sensibilità e anche perché non vorremmo andare a punto di tanti cittadini domani che dovessimo tornare sotto certi percentuali, perché a imparare si impara, ma cioè, con gara che è anche tanta gente magari che non viveva la gara prima, veniva fuori o quant'altro. Abbiamo dei grossi problemi e lì vi raccomando a tutti i presenti di vigilare, come stiamo vigilando anche noi, nei condomini, perché mi sembra che la gente butti dove vede un mucchio. Purtroppo nei condomini è stata data la possibilità ad alcuni condomini di fare quei recinti che non sono neanche esistenti da vedere, però danno la possibilità a uno che si fa in macchina di buttare il sacchetto di là, altri buttano il cimitero ma dietro, sapete ormai tutti, ecco. Nel sito si vedono anche sacchetti lungo le strade, magari lì purtroppo che non c'è nessuno civiciale, difficilmente popolare, però magari con l'aiuto di tutti, denunciando anche chi fa queste sozzerie, magari saremmo messi un po' meglio. Ecco. Comunque siamo stati a favore anche con l'esito che provvedono poi chiaramente ai passaggi. No, volevo solo dire che questa mozione anche noi la votiamo a favore, perché comunque manca l'ottica della differenziata, eccetera. Mi fa piacere che l'amministrazione la appoggi, forse era meglio che la prevenissi con una proprio moto proprio. Faccio presente, visto che c'è l'assessore Polo, che il piazzale davanti dell'ex campo sportivo che è stata fatta la festa di Sopo Lenosa a distanza di 10 giorni è ancora in condizioni pietose. Non lo dico la funzione del servizio, ci sono chiodi e quant'altro, mamme che si lamentano perché è possibile che a 10 giorni alla fine della festa di Sopo Lenosa il piazzale sia ancora in quelle condizioni lì. Intervenite, fatelo mettere pulito, anche perché è una questione proprio di sicurezza. Unanimità.